Allora, che esista o meno l'aldilà, ci sono sicuramente delle persone che hanno fatto del passaggio a miglior vita un business. Vediamo chi sono. Le incontrate per noi, Carlo Melina. Onoranze funebri, buongiorno. Se molto si discute della cura dell'anima e del suo futuro, del destino del corpo si parla poco e solo all'ultimo minuto, salvo poi passare sotto le mani di operatori funebri, necrofori, tanatoestetisti, ossia truccatori, operai cimiteriali, marmisti, fioristi e autisti che lavorano nelle 5.800 imprese funebri italiane, specialisti dell'aldilà con i quali si fatica a contrattare il prezzo delle prestazioni, vuoi per scarsa conoscenza del settore da parte degli avventori, vuoi per lo stato d'animo in cui si trovano. Quanti fiori io porterò sulla sua tomba, quella bella tomba che io farò costruire per lei, tutta di marmo nero costosissima. Vai bene, col tuo aiuto, si capisce? Con il mio aiuto. Francesco Leone, 20 anni di onoranze, ha lanciato due idee per far risparmiare i clienti. La prima si trova sul sito della sua impresa funebre, nel quale è possibile crearsi un corredo ad hoc confrontando diversi preventivi. Questo è il pannello di controllo che ha l'utente, dove può scegliere un tipo di servizio normale che sarebbe quello classico o se va in cremazione, e andando avanti può scegliere il tipo di bara, il tipo di auto funebre, la lapide, i fiori e tutti gli altri accessori. La seconda si chiama Funerale in vita e farà impallidire i più superstiziosi. Il Funerale in vita è un programma dove una persona può definire il suo funerale e pagarlo eventualmente anche con un finanziamento per non avere problemi dopo che è deceduto, magari lasciare problemi ai figli o ai nipoti. Nonostante le novità in auge in America e Giappone, dalla dispersione delle ceneri nell'orbita lunare, informazioni sul sito celestis.com, alle lapidi digitali che dialogano con lo smartphone di amici e parenti, ai cimiteri virtuali come imorial.com, gli italiani sembrano essere piuttosto tradizionalisti. Potrebbe essere utile, che ne so, il funerale online se qualcuno non può partecipare. Le bare preferite sono le Giovanni Paolo II e le Turandò in onore di Luciano Pavarotti o gli Intarsi Padre Pio. Le cremazioni sono in crescita e, dove possibile, ogni regione ha un proprio regolamento, ceneri di defunti vengono disperse volentieri in appositi giardini della memoria, conservate in salotto o abbandonate al loro destino in alto mare. Per quanto riguarda i fiori, i crisantemi vanno alla grande, insieme a rose, gerbere e garofani. Unico vezzo a prova di crisi, perché gratuito, sono le pagine su Facebook che amici reali o virtuali aprono in ricordo del caro estinto, ovviamente senza un consenso esplicito, magari riproponendo foto di serate ebbre e altri disonorevoli trascorsi del defunto. Le mode sono più che altro dettate dalla crisi, nel senso che se prima uno sceglieva una bara molto lavorata, molto costosa, oggi sceglie una bara più semplice e quindi con una spesa sicuramente più bassa. Anche il luogo della tumulazione deve essere scelto per tempo. Un loculo costa attualmente da un minimo di 1.300 euro a un massimo di 3.500 circa, e questo dipende dalla comodità di fila. Può essere richiesta in alcuni cimiteri in città l'assegnazione di un terreno per poi costruire la tomba di famiglia. Parte il terreno, una tomba a terra può costare intorno ai 18-19 mila euro. Tombe di famiglia e loculi vanno prenotati in città come in campagna, per non finire lontano da amici e parenti, magari ai piani alti di un loculario con vista sull'autostrada. Sfortuna che non è capitata all'ultimo discendente dei re di Tavolara, recentemente scomparso, che a giorni raggiungerà i resti dei suoi antenati nel cimitero più esclusivo d'Italia. Insomma, si muore una volta sola, meglio prepararsi.